Sì, è una pietà più sofferta e più intima, è proprio una pietà dove c'è del sentimento da parte di Michelangelo nella sua realizzazione, era stata fatta per il suo sepolcro, quindi c'è proprio una parte personale e infatti si raffigura tra le altre cose nella figura quella del Nicodemo, è l'autoritratto di Michelangelo. La pietà aveva tutti i segni delle fratture e delle parti cadute precedentemente che erano state riassemblate dal calcagni. Che sia però l'opera della distruzione di Michelangelo è abbastanza improbabile perché tracce di questi segni non si sono trovate, ma invece abbiamo visto che il blocco di marmo ha una serie di piccole fessurazioni, i famosi peli all'interno proprio del blocco, tra cui una lesione passante proprio nel pezzo quello che è caduto.